Bella a tutti ragazzi da Sambotanatrix qua su Minecraft Xbox One. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo scovato l'Amazzone, abbiamo fatto un lunghissimo viaggio per l'Amazzone. Adesso ragazzi non perdiamo tempo, iniziamo subito una buona pozione di forza che vi ricordo si fa con la con quella roba del ghast lì, no del ghast, con la polvere di Blaze. Ok, eccolo qua il nostro primo amico. Perfetto. Ok, tutte le stanze che andiamo a visionare, ragazzi, le metteremo le torce. Quindi, così capiamo se c'è qualcosa. Qua non c'è un tubo, c'è una zucca, che non me ne faccio niente. Ok, qua mettiamo due torcine per evitare spawn. Qua non c'è un bel niente. La stanza delle cacce che sarà assolutamente vuota, scommetto. Illuminiamo, allora. Vuota, 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 vuota. Vuota, vuota. Vabbè ragazzi. Vabbè, è tutto vuoto qua, non mi interessa. Vediamo questa stanza qua, non c'è un tubo. Invece c'è qualcosa. Vabbè, queste le prendo perché mi hanno detto che sono rare. La mela d'oro me la prendo, le ossa chi se ne frega, semi di cocomero. Wow, questi non ce li ho ragazzi e non li troverò mai perché ho fatto un mega viaggio e non li ho mai trovati. Quindi questo mi piace. Sì, sentite che dicono, sì. Momento, momento, eccolo qua. Vieni. Ok. Torcia, 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 tanto che qua sarà tutto vuoto, ci scommetto. Ok, niente, 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 neanche qua. Proviamo una a caso qua, niente, perfetto, via. Ok, perfetto. Mi sono portato via un sacco di torce ragazzi perché ma non c'è un tubo qua. Che cosa c'è qua? Carino. Ah, una bello, bello, però bello, ma non c'è niente. Vabbè, continuiamo. Di qua ci sarà qualche nostro amico, eccolo lì, vieni, vieni. Ok, che mi ha dorpato? Buh. Oh, sento rumore di villager io. Sento rumore di villager, ma... Vabbè. Adesso non vorrei portare sfortuna, però mob non ne ho visti. A meno che, come lo dico adesso, li vedo, eh. Vediamo un po', ok, una cassa vuota, perfetto. Quindi una torcia che qua. Ok, questa è una stanza grande ma non c'è nessuno. Bisogna stare attenti agli evocatori ragazzi, eh. Molto attenzione al... Bisogna prestare molta attenzione agli schifosi evocatori che quelle lì... Con quei mostriciattoli ragazzi. E qua non c'è un tubo. Qua ho già visto. Qua ho visto tutto. Visto tutto. Visto tutto. Visto visto. Uno scheletro. Visto. Non visto. Ah ah. Sì, però, vedete, sentite che mi ha risposto? Altro stack di frecce. C'è un tubo qua. Aspettate che magno. Gira e rigira, però, scusate,
Io giro giro, ma qua ci deve essere. Mi pareva. Ci deve essere qualcosa, un'ascia con efficienza, ma tientala. Gira e rigira, ragazzi, qua ci deve essere qualcosa, perché... anche qua. Perfetto. Che c'è qua? Vediamo. Qua c'è la cosa. Qua c'è uno scheletro che mi rompe le scatole. Ah no, non è uno scheletro. Wow, che tonata. Ah, eccola qua una cassa. Questa forse, ragazzi, potrebbe essere qualcosa di interessante. E difatti c'è un libro, Respirazione 3. Wow, ragazzi, questo mi serve un sacchissimo. Pane non mi serve, tutto il resto non mi serve, il ferro non mi serve. Vabbè, però ragazzi, ci siamo beccati un libro ad hoc. Mo spacchiamo qua, vediamo, qua ci sono già stato. Dobbiamo spaccare a caso perché scommetto che ci sono stanze che non ho visto. Questa l'ho vista, qua ci sono stato. Quindi proseguiamo di qua, spacchiamo, vabbè qua c'ero prima, di qua si va verso fuori, sì che piove anche, poi, che cavolo, qua ci sono già stato, e vabbè, qua forse non ci sono stato, no, invece ci sono più che stato. Vabbè ragazzi, andiamo al piano sopra e cominciamo a piangere. Forza e coraggio. Mettiamo subito un po' di torce. Una di qua, una qui, una qui. Ok. Carichiamo l'arco perché adesso ci saranno quei schifosi di evocatori che non mi piacciono per niente, eh. Allora, vediamo un po'. Fatti vedere, fatti vedere, fatti vedere, vedere, vedere. Scatole però, qua si entra, ok. Qua si entra, ma non c'è un tubo però. Ok, allora spacchiamo qua, vediamo se riusciamo a cecchinare qualcuno. Potrei fare così. Potrei fare così, ragazzi, delle finestre per cecchinare. Vedete? Eccoli qua, eccoli qua. Vieni qua, vieni qua. Ho droppato un coso. Ho droppato. Ah, ce n'è ancora uno però là. T'ho visto, Ben fatta, ragazzi, così. Ok, creiamo loro delle finestre per il cecchinamento. Così adesso noi possiamo andare qua e abbiamo due smeraldi. Uno qui. E ci conviene, ragazzi, perché così facendo, tipo qui, io non so cosa c'è, io mi metto qua e mi metto a cecchinare io. Ok, qua non c'è niente, però... Però, allora, la pala non la metto. Mi metto questi blocchi così, ragazzi, io posso anche creare un piano d'attacco così. Togliermi qua, fare così, così loro non entrano. Eppure io adesso buco per vedere chi c'è. Infatti non c'è niente. Ah, eccolo là, il nostro mitico. Sento un rumore strano però. Vabbè, comunque illuminiamo. La sto spaccando un po' stamattina, ma va bene così. Qua c'è il mega gatto. Ok, qua c'è il mega gatto. Ci dovrebbe essere qualcuno. Vediamo. Spada alla mano.
Quindi facciamo così, così non entra nessuno, sono più tranquillo. E mo mi spacco il gatto, vediamo cosa c'è. E vabbè, non c'è niente, però ho preso un po' di lana, dai. Non c'è niente, però adesso quindi andiamo di qua. Ah, eccoci qua. Eccoci qua, vedete? Manco mi prendi, eh? Così è facile. Ok, ma dobbiamo chiudere lì. Facciamo lesti. Perfetto. Ok, sopra c'è qualcuno. Boo. Illuminiamo intanto. Ma non riesco a capire perché però non ci sono mob. Cioè, dovrebbero esserci. Vabbè, che qua ci saranno delle casse sicuro. Quindi, eccola lì una. Oh, questa mi piace, quindi rilasciamo la lana questa e ci prendiamo la targhetta, che questa è comoda perché vi ricordo che non si può craftare. Ok, tec, scendiamo giù, quindi spaccata sta stanza, ne spacchiamo un'altra, vediamo un po' che c'è. Aia, librerie, dove sono librerie? Vedo evocatori. Ah no, ma sti cavoli evocatori, non perché voglio vederli, ma eccolo là, l'evocatore, il totem della libertà, il totem dell'immortalità. Ragazzi, preso, preso. Ok, allora prima questa stanza e vai. E tu che ci fai qua? Ok, guardate. Che belli. Ragazzi, guardate questi, aspettate un momento, eh. Aspettate in a moment, eh. Allora, dato che ci sono i libri, me li spacco, me li prendo. E guardate che bello questo standard che hanno fatto loro. Cioè, bellissimo, ragazzi. Vabbè, dai. Quindi di qua siamo stati. Andiamo di qua. Chiudiamo. Non così, ma va benissimo. Oh, il nostro totem, ragazzi. Non posso prenderlo. Perché non posso prenderlo? Perché c'ho l'inventario. Eccolo qua. Momento, lo posso tenere in mano? Sì, ragazzi. Adesso non moriamo. Cioè, se moriamo, resuscitiamo. Perfetto. Sono molto, molto, molto più tranquillo. Perché con questo qui, ragazzi, adesso posso andare tranquillissimo. A proposito, è finita anche la pozione. Ce la ripigliamo. Buttiamo via quella vuota. Pozione di forza. Super. Hola. Andiamo di qua. Di qua ci sono già stato. Ok, aspetta, devo andare allora. Di qua. Di qua ci sono già stato. Sì. Oh, eccoti qua. Tranquillo. Wow. Gli ho fatto una specie di critico. Boo. Perfetto. Oh, ragazzi, col totem adesso è tutta un'altra cosa. Viaggio più tranquillo, anche se becco qualche evocatore. Solo che vorrei capire un po'. Ok, andiamo per il corridoio. Oh, là. Qua ci sarà forse un bel niente. Oh, queste sono le scale che vanno su. Però eccolo lì. Però c'è qualcuno qui. Ok, quindi spacchiamo di qua. Voglio andare a vedere qua cosa c'è. Dietro questi pilastri cosa si nasconde? Nulla più totale, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi, qua abbiamo visto tutto? Fammi un po' controllare. No, che non abbiamo visto tutto. Qua ci sarà sicuramente qualcosa di interessante. Beh, ragazzi, io i libri me li prendo tutti, eh.
E si va su, ragazzi, perché ormai qua non c'è più un tubo, quindi diciamo che eccolo qua, eccolo là, il nostro primo amico. Perché c'è un buco? Ah, qua ci sarà allora qualcosa, eh? Vabbè, mettiamoci in modalità bagatation. Ok, spacchiamo un po' qua, vediamo di trovarci un blocco di oro, un blocco di qualcosa. Tanto scommetto che non ci sarà un tubo, eh. E difatti. Ma qua si vedrebbe, qua si vedrebbe. Proviamo da qua. Non pensate male, ma non c'è un tubo, ragazzi. Schifo. Ok, qua ci deve essere qualcuno. Qualcuno di importante. Eccolo qua, infatti. Uno è qua. Ma lo facciamo presto. Questo è l'evocatore. Ah no, non è un evocatore. Che cavolo sei tu? Vabbè, comunque, se n'è andato. Io direi di proseguire, ma ah, c'è un creeperino. C'è un creeperino. Ciao creeperino. E di qua dove si va? Da nessuna parte. Quindi ragazzi, io direi di ma sì, entriamo di qua, ragazzi, che ce frega. Oh, altre librerie per me, perfetto, queste me le prendo tutte. Queste me le piglio tutte. Ma su questa stanza non c'era niente, quindi ho beccato solo un evocatore sul corridoio, ma ah, ecco qua, qua ci sarà qualcosa di interessante, eh? Eccoli lì, ehi, ehi, calma, calma, non evocate niente, che tanto vi accoppo lo stesso. Ok, ce n'era ancora uno, eh? E ti ho visto io, eh? Facciamo così, spacchiamo di qua. Eccolo qua. Ah, tu eri? Vabbè. Guarda, headshot. Boom. Ok, andiamo a prenderci il totem perché ho paura che despawnino. E non posso prenderlo. Allora, che caspita, butto via, ragazzi. Ah, beh, questi qua, legno, legno, ne ho un sacchissimo che non mi serve. Beviamoci un'altra pozione, così siamo a posto. Riempiamo altro spazio nell'inventario, perfetto. Abbiamo il totem della libertà, della immortalità. Non prenderti sta roba qua, assolutamente. Vabbè, se l'è presa, la lanciamo via. Allora, lanciamo via questi, questi, mezzo stack di questo, siamo a posto. Un altro totem qua. Ah, devo prendere anche le librerie io. Vero, 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 vero. Cioè, alla fine la libreria prendo i libri io. Ragazzi, perché fare i libri costa tanto, eh? Cioè, la pelle mica è facile, eh? Quindi più ne ho, meglio è. Guardate, uno, due, quasi tre stack di libri. Oro? Oro, oro, oro. Però, ragazzi, io qua sento un ragno, ma ah, lì c'è la faccia dove siamo saliti, ma ah, c'è la stanza segreta, scommetto qua. No, neanche. Ci deve essere qualcosa però, eh. Momento che proviamo a uscire, eh. Magari non di qua, dalla parte dove caspita Irina, c'era il tetto. So che ci deve essere qualcosa, eh. Adesso andiamo a vederla, ragazzi. Qua, qua, usciamo qua. Dove c'era il creeperino. Perché so che c'era una stanza in più. E difatti, eccola là. Vabbè, però, che scatole, eh. No, 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 no. Tappiamo perché no. Ok, ragazzi, vedete, qua c'è niente. È vero. Qua c'è la scala dove sono salito, non c'è nient'altro. È vero? Lì c'è l'anatra, ho visto tutto, ragazzi. Tutto qua. Tutto qui, fatemi fare un bel giro.
Tutto qui, sì. Ho visto tutto, ragazzi. Qua si scende. E vabbè, ragazzi. Quindi, dai, finiamo qua perché ormai il video è anche venuto abbastanza lungo. Quindi, ragazzi, c'è questa esplorazione. Vabbè, ci siamo fatti alla fine tre totem dell'immortalità, ragazzi. Scusate se è poco. Questo libro Risacca 2, che non so perché l'ho preso, non mi ricordo neanche, vabbè, Respirazione 3 ci va benissimo per l'elmetto. Abbiamo 3 totem per la libertà, 1, 2, 3, 3 stack quasi di libreria, questa qua che non si può craftare, è raro, semi di cocomero finalmente, perché mi serve il cocomero scintillante per fare delle pozioni, quindi va benissimo. Due selle che vanno ancora meglio, e abbiamo dal viaggio ancora due mappe del tesoro, ragazzi. Mica male, eh? Cioè, buttatele via. Adesso, ragazzi, io con calma tornerò a casa e quindi me lo farò off camera, ovviamente, il viaggio. Se troverò qualcosa di interessante, magari ci farò un video sopra. Ragazzi, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione e noi ci vediamo come sempre nel solito prossimo video, sempre qua su Minecraft. Ciao a tutti!